Ciao! Ciao! Benvenuti a tutti in questa nuova rubrica, ovvero la postatina di Jenny. Comunque, scusate se ieri non siamo riusciti a fare il video, recuperiamo oggi. Sì. Infatti oggi risponderemo a 6 messaggi invece di 4. Quindi okay, vai. Rispondiamo a 2 messaggi in più. Iniziamo? Sì, vai. Allora, per la posta di Jenny e Nati ho conosciuto questo ragazzo al lavoro. Abbiamo parlato i primi 2 giorni, poi da un momento all'altro non mi rivolge più la parola. Forse perché un suo amico ci ha provato con me. Comunque a me non interessa l'amico, mi piace lui e basta, e sono convinta di piacergli anch'io. Il problema è che alla cena di lavoro ho baciato un nostro collega perché mi volevo divertire quella sera. E lui ha visto tutto, sicuro penserà che ci sto con tutti, ma la verità è che a me piace lui e voglio impegnarmi seriamente. Come faccio a avvicinarmi a lui? Non mi rivolge più la parola e evita il mio sguardo. Allora, innanzitutto inizierei magari confermando il fatto che, cioè, tu vuoi solo lui e non magari che, cioè, diciamo, smentire l'idea del bacio che no, dovresti iniziare a dargli un po' di, come si dice, di certezza nei confronti di questo ragazzo. Vabbè, nel però senso, magari io eviterei di baciare altri ragazzi se comunque ti interessa sul serio questo ragazzo, vuoi fare una cosa seria, quindi magari cerca appunto di non divertirti in quel senso, cioè non baciare un altro ragazzo, soprattutto davanti a questo ragazzo che ti piace sul serio, che vorresti una cosa seria, quindi magari per evitare questa cosa cerca appunto di non baciare quindi altri innanzitutto ragazzi. Visto che ormai comunque lui ti ha visto che ti baciavi, cioè ti potevi smentire questa cosa e dire che era solo per vabbè, divertirci. Vabbè, ci sta, alla fine magari voleva divertirsi e ha capito adesso che vuole una cosa seria con questo ragazzo. Vabbè, io questo sto dicendo, che comunque deve smentire questa cosa e devi dargli magari più sicurezza, sì. Più, non lo so, qualcosa in modo che lui giustamente magari lui non ti rivolge più la parola perché magari pensa che tu, cioè, sì, non hai un vero interesse nei suoi confronti, ecco, perché se ti ha visto che hai baciato un altro ragazzo sicuramente penserà questo, quindi sì, esatto. Magari comunque, dovresti convincere, cioè dovresti convincerlo del contrario, appunto, che tu sei davvero interessato. Devi dargli un po' di fiducia, cioè devi farlo, come si dice, convincere che non è vero quello che è successo e tutto. Non che non è vero, che magari ha fatto quello che ha fatto per divertirsi, ma in realtà vuole una cosa seria con lui. Esatto, devi convincerlo di questa cosa. Ma non è facile però. Lo so, non è facile, però la parola. Infatti magari si è fatto un'idea sbagliata di lei. Ma io infatti cosa sto dicendo? Che deve comunque fargli riconquistare la fiducia che questo ragazzo aveva prima in lei. Solo comunque questo. Non credo che c'entri anche l'amico, perché all'inizio ha detto che un suo amico ci ha provato con lei. Vabbè, non ma non c'entro, secondo me non c'entra. Magari è per il fatto appunto che vista baciare un altro ragazzo, quindi magari crede che ti vuoi solo divertire, che non vuoi una cosa seria. Sì, esatto. Devi convincerlo del contrario, come ti ho già detto prima, quindi anche se è difficile, provaci. Vabbè, ci riuscirai sicuro. Se ti interessa ovviamente sul serio e se vorresti una relazione seria con lui. Sì, questo quindi. Sì, è ovvio. Poi andiamo avanti. Sì, vai. Ciao Nati, ti scrivo per chiederti un aiuto. In pratica, io ed un ragazzo ci frequentiamo da 3 mesi, seriamente, diciamo, da una settimana, però è cambiato tutto, ha iniziato a rispondere tardi ai messaggi, quindi l'ho chiamato e sembrava essere tornato tutto normale. Mi rispondeva come prima, poi le ho detto di vederci e ha visualizzato e non ha risposto. Il giorno dopo mi ha richiamata lui, scusandosi e dicendomi che sta giù, e le ho chiesto se questi giorni fosse successo qualcosa, ma non ha risposto. Cosa mi consigliate di fare voi? Allora, non lo so, questa cosa mi dà l'impressione di... Allora, ha detto che si frequentano da 3 mesi, ok, è poco, diciamo. Come vabbè, è poco, però sono comunque 3 mesi, sono 90, quasi più 90 sì, giorni, 90 3 mesi, giorni. 90 giorni, quindi è abbastanza. Poi ha detto che comunque che all'inizio, aspetta, che all'inizio lui rispondeva, diciamo, normalmente ai messaggi, poi è iniziato a cambiare. Come fanno così. Tutti all'inizio, come fanno tutti? Sì, giustamente perché c'è una cosa di tutti. Esatto. Però devono tipo conquistarti all'inizio. Però secondo me, quando poi lei gli ha scritto "vediamoci", non ha scritto così, sì. E praticamente lei sì, ha detto vedersi. Che sembrava che era tutto tornato come prima. No, il messaggio che ha scritto lei. E lei ha detto questo. Di sì, gli ha chiesto di vedere. Ok, quindi secondo me lui, diciamo che è un po' cambiato per forse questa cosa. Forse non è pronto a vederti, magari. Esatto. Se tu hai detto che
vi frequentate da 3 mesi, ma cioè forse si frequentano solo con i messaggi e poi lei gli ha chiesto di vedersi per la prima volta, non ho capito questo. Ho capito, però dopo 90 giorni, cioè, magari non hai questo desiderio di vedere la persona con cui tu stai parlando, cioè stai parlando con una persona che praticamente non conosci. Però non saprei, cioè... Allora, perché se non vi siete mai visti di persona e diciamo che questa frequentazione era solo online, cioè online, insomma, per messaggi, allora ci sta che magari tipo lui praticamente ha un po' di paura. Praticamente lui si è scusato il giorno dopo e poi lei ha chiesto se in questi giorni fosse successo qualcosa, ma lui di nuovo non ha risposto. E io quindi praticamente dicendo, forse non vuole dirti che non vuole vederti, forse. O ha fatto qualche danno, no, o non cioè, vuole non dirti sa come vuole... deve dirgli magari che non vuole vederla, ecco. Quindi che non prova interesse, perché comunque una persona che non ti vuole vedere non prova interesse. Appunto, perché comunque dopo 3 mesi tu hai quel desiderio di vedere la persona. Cioè ti sei iscritto magari per 3 mesi. Magari si è spaventato. Ma spaventato non è, di cosa? No, dico, non è pronto a vederla e magari non ma sa come... Che vuol dire? Non è che si devono subito baciare, devono fare subito qualcosa. È solo per vedersi, per rendersi conto. Però questo non lo sappiamo perché non è specificato nel messaggio. Se si sono già visti o se era la prima volta. Sto facendo un'ipotesi. Secondo me è sbagliato. Sicuramente lui ha un motivo se si è comportato così. È sparito. Il motivo quale può essere? Che non è interessato sul serio o niente, solo questo. Non possiamo consigliarti altro, secondo me. Sì, o esatto. Cioè, non è interessato sul serio o non lo so, secondo me dovresti parlare con lui, anche se lui magari ti lascia il visualizzato, quindi come parla, beh, se neanche che deve risponde, parlare, quindi... È come se parla, cioè come un muro alla fine. Il muro... Ma perché devono lasciare il visualizzato? Non ho capito questa cosa. Ma io l'ho detto. Perché non devono affrontare i problemi invece di lasciare il visualizzato? Perché non li sanno affrontare. Ma... Perché si pensano che hanno... Non lo so, tipo questo non le mai. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Il mio ragazzo mi ha lasciato per una mia amica stretta. Stavamo insieme da poco tempo, ma non so come superare la rottura. Potete darmi un consiglio nel prossimo video? Grazie. No, aspetta, non ho capito. Ha detto che il ragazzo l'ha lasciata per una sua amica. Alla fine c'entrano sempre... Ma io l'ho detto, alla fine c'entrano sempre queste benedette amiche. Hanno detto che stavano insieme da poco tempo, quindi non era una relazione che durava da tanti anni, ma comunque non importa. Vabbè, ma non ha detto che non sa come superare la rottura. Ma guarda, io ripeto, dico di nuovo quel detto, amici poi ti rubano la bici, perché ti stanno poi vicino, magari specialmente... Vabbè, ma non devi parlare delle amiche, lei ha chiesto come deve superare la rottura, Jenny. Allora, innanzitutto, secondo non pensarci, me, perché il mondo non finisce là. Ma non funziona così, vabbè, non è ma che tu prendi insieme e da poco. Spegni così e dici non pensarci. Vabbè, perché... ma stavano insieme da poco, ma non scusami. C'entra il tempo, Jenny. Vabbè, il tempo non c'entra, però potevo capire stare se insieme erano... pure da un mese, 2 mesi. Ma se ci tiene sì, ma devi andare avanti, non è che puoi restare ferma là. Allora, scusami, tu ti lasci da una situazione, da una relazione di, che ne so, 2 anni e ti fermi là. No, non ho bella. Detto questo, ho detto che non è facile, andare... magari. Non è facile, però ci deve riuscire. Cioè come deve... potrebbe superare questa rottura? Non lo so, non pensarci. Secondo me comunque... l'unica cosa che ti può aiutare è il tempo. In che senso? Il tempo, Jenny. Cioè? Nel senso che piano piano si dimenticherà. Beh, cioè, non penso avanti. Proprio, no. Sì, è possibile, Jenny, dimenticarsi di una persona che ti ha lasciato qualcosa dentro. Ho capito. Allora mi stai dando ragione a me. Cioè, te l'ho detto. Quindi mi dai ragione a me, praticamente. No, ma come dici tu non è giusto. No, l'unica cosa è il tempo che la può aiutare. Cioè, che non c'è... No, il tempo non aiuta. Il tempo peggiora. Devi andare avanti subito. Vabbè. Allora, secondo me devi andare avanti subito. Non dico che non ci devi pensare, perché comunque sei stati insieme. Ma avanti subito, che intendi dire? Avanti, nel senso che deve parlare con altre persone, uscire, divertirsi, non pensare a quello. Non si deve deprimere. Cioè. Su questa hai ragione. Io questo intendo. Non dico che deve cancellarlo del tutto. Ho capito. Okay. Andiamo avanti. Sì. Ciao Nati, anch'io vorrei un vostro consiglio. Da circa un mese mi interessa un ragazzo che ho conosciuto in serata perché fa il DJ. Una settimana fa ci siamo visti, capisci a me. Ora però non so come comportarmi, ci siamo riscritti un pochino, ma io vorrei rivederlo. E non riesco a capire se lo vuole anche lui. Voi cosa ne pensate? Quindi, da come ho capito, c'è stato qualcosa tra di voi. E niente, tu DJ. Non sai come comportarti perché vi siete riscritti dopo che vi siete visti
Sì. Tu lo vorresti rivedere, ma Ma non riesci lui. a capire se è una cosa reciproca, se cambia questa cosa anche lui. Ok, però aspetta, vorrei capire, cioè, lei quindi l'ha Allora, conosciuto. innanzitutto devi stare attenta perché magari potrebbe fare così anche con altre ragazze, nel senso, Questo sì, essendo che fa perché. il DJ come lavoro, magari ha a che Stavo fare per dire con tante questo. ragazze, quindi non vorrei che magari, non so, ci prova tipo con tutte le ragazze, magari non cerca qualcosa di serio. Come può darsi che non è così? Cioè, non bisogna Vabbè. giudicare una persona per il Dalla lavoro che copertina. fa o, cioè, ad esempio fa il DJ, quindi ci provo con tutte le No, no, ragazze. però comunque lo stavo per Però dire bisogna pure stare io. attenti a questa Perché cosa, comunque è ecco. una cosa da tenere, cioè, non lo so, perché secondo me bisogna fare attenzione. Magari ha a che fare con tante ragazze, quindi Sì, può darsi che non esatto. cerca una cosa Vabbè, seria. ma non è che magari lo fa per il lavoro, parla Sì, perché deve sì. organizzare, deve fare, non è che per forza è. Però Sì, comunque deve sai, fare però chi fa le attenzione. serate magari può conoscere tante persone, Sì, quello capito? sì, questo sì. Quindi non saprei, cioè. Allora, sicuramente devi capire questa cosa, perché se non lo so, Se se tu provi magari. un interesse verso questo ragazzo, magari cerca di avvicinarti tu a lui. Sì, però prima E deve capire questo, perché non è che come fa a poi si capirlo se non avvicina. si avvicina e se non ci prova lei? Ma Se lui non fa si niente? avvicina nel senso che magari, non lo Lei so, va comunque tipo lo dove vuole lavora. rivedere. Se lui magari non Sì. gli scrive, cioè non le scrive e non dice E niente. vabbè, ma so di. Aspetta, se mi fai spiegare cerchi di capirmi. Perché lei non è che si può buttare subito così. Cioè, No, deve tipo no. capire, magari tipo va dove lavora, non lo so, resta Magari lì. vedi come si Vedi come comporta, ti. ecco. Vedi come si Magari se ti vede comporta. che cosa ti dice, ecco. Non Magari vai ad lo so. un'altra serata e vedi che cosa ti dice, come si comporta. Oppure se fa finta che tipo non ti riconosce, perché è Può darsi, probabile. Prima infatti. capisci questo. Se poi comunque quando ti vede ha una reazione positiva, allora non lo so, può darsi che potrebbe scoccare la scintilla. Andiamo avanti. Sì. Ciao Nati, ciao Jenny, vorrei un vostro consiglio. Praticamente quest'estate ho conosciuto il ragazzo, ci siamo frequentati per un po', però poi non ha funzionato, ognuno è andato avanti per la propria strada. Poco tempo fa mi sono baciata con il fratello e adesso ci stiamo frequentando. A volte mi sento un po' fuori luogo, anche se sto seguendo il mio cuore. Qual è il vostro punto di vista? Secondo voi ho sbagliato? Dovevo pensarci due volte? Grazie. Allora, secondo me, io, cioè, ti posso dire che se tu ci hai pensato con il cuore, comunque hai seguito il cuore, Vabbè, però non lo so, non io non hai ci metto, non sbagliato, è, ma infatti non ci secondo me metto non hai niente di fatto una cosa male. sbagliata, perché comunque seguire il cuore, cioè, non è mai sbagliato, quindi. Allora, secondo me non c'è niente di male, perché comunque che sono fratelli non significa niente, cioè con il fratello non si, cioè non hai ottenuto niente, perché comunque No, non tu lo hai so, non è. detto che si sono Si frequentati, ma sono non frequentati, ma non hanno. hanno avuto Cioè, non ha quella. funzionato Non ha praticamente, funzionato, ma quindi. il fratello e lui sono due persone diverse, Cioè, solo tu che alla ci fine non sono. hai tradito il fratello, Sì, quindi. infatti, Cioè, perché un conto se eravate fidanzati, ma non nel avevate senso, non hai tradito niente. lui con il fratello, questo intendevo dire. Forse lei si Cioè. sente, dice che si sente fuori luogo Perché ha perché magari. frequentato entrambi, Perché ha praticamente. frequentato entrambi, quindi magari che ne so, se deve andare a una cena di famiglia e c'è pure l'altro fratello, si sente un Vabbè, po' a su questo ci disagio. sta un po' di imbarazzo, ecco. Sì, ci Questo sta, sì. però comunque alla fine lei deve seguire quello che pensa, che crede Infatti, se lei. tu, cioè, con Cioè, il non gli deve fratello state bene interessare. insieme, andate avanti, anche se c'è un po' di Ma imbarazzo, penso che comunque comunque non ha anche. fatto niente di male, Sì, secondo me. esatto. Cioè, secondo me è una cosa normale questa. L'importante è che non l'hai fatto se eri fidanzata. No, non ha Allora. tradito, E non l'ha allora tradito con il fratello, non c'è niente di quindi. male. Cioè, non ti sentire fuori luogo, perché fuori luogo ci sta, ma nel Vabbè, un senso non pochino ci sta, sbagliata. Jenny, Sì, dai. ma non che ha sbagliato. Cioè, non ce No, se ha l'aveva. seguito il cuore, non ha Infatti. Io sbagliato, quindi. l'avrei Cioè, non fatto. è che puoi evitare di conoscere, cioè, non mi sembra giusto che devi per forza evitare di avere una relazione con il fratello solo perché, appunto, Solo perché è il è il fratello. fratello, cioè, non è corretto. Se voi due state insieme, bene insieme, Sì, andate esatto. avanti, anche se c'è un po' di imbarazzo, perché comunque è normale. Vabbè, ma poi l'imbarazzo se ne va. L'importante è cioè, l'inizio, solo quello. Cioè, che non si senta a disagio, ecco. Vabbè, comunque secondo me non ha sbagliato poi, venendo È alle quello proprie che sto dicendo opinioni. pure io. Andiamo avanti con l'ultimo messaggio, Jenny. Vai. Ciao Nati, ti scrivo per la rubrica che fate su YouTube. 3 anni fa ho conosciuto un ragazzo con cui sono stata fidanzata fino ad un mese fa. Infatti ho scoperto che mi tradiva con mia mamma. Come? E non so come comportarmi sia con lei che con lui. PS, vorrei rimanere anonima, ovviamente siete tutti anonimi.
No, aspetta, non ho capito. Praticamente ha detto che 3 anni fa ha conosciuto un ragazzo, è stata fidanzata con questo ragazzo fino a un mese fa, e poi ha scoperto che la tradiva con la mamma. Ma la mamma sua? Sì, con sua mamma. Ma com'è possibile? Allora, aspetta. Certo che vi mettete in situazioni abbastanza... Vabbè, ma non è che si è messa lei, che c'entra? Ho capito, cioè, siete capitati in situazioni abbastanza... abbastanza complicate. Difficili da risolvere, ecco, cioè... Allora... non lo so. Io non saprei come comportarmi in questo caso. Sinceramente non so cosa dire, perché comunque è normale che lei non sa come si deve comportare. È una situazione abbastanza, cioè, strana un pochino, ecco. Allora, io non ci vedo... Allora, non c'è nulla di male, perché comunque l'età non conta. Ma non per l'età, questo ma sì, perché è la mamma. Però perché tua mamma, cioè, non lo so. Ma sicura di questa cosa, cioè. Dico, è una cosa sicura che l'ha tradito con la mamma. Non so, non lo so. Allora, comunque... secondo me potrebbe essere uno sbaglio, cioè, no, ma... ovviamente ha detto che non sa come comportarsi sia con la mamma che con il ragazzo. Beh, allora, con la mamma è normale, con la mamma è normale che magari c'è quell'imbarazzo, perché comunque, cioè, è come non se è una situazione tanto non normale, è una situazione, diciamo, normale, ecco. Esatto. Però comunque non lo so. Io tanto sicuramente la mamma alla fine si, cioè, si perdona sempre, perché comunque la sì, mamma si perdona il ragazzo sempre, non però però rimane sempre quella cosa, io cioè, non il pensiero... so se perdonerei mia mamma, cioè. Allora sì, perdonare si perdonano tutti nella vita, però poi non torna più quel rapporto che c'era un tempo. Cioè, non lo so, è un po' più complicato. Cioè, già è complicato magari se tipo un ragazzo ti tradisce con una amica, esatto. Figuriamoci con la mamma, cioè proprio è una situazione abbastanza brutta, quindi non saprei cosa fare al tuo posto, ecco. Cioè. E io cercherei comunque di parlare e capire com'è successa questa cosa. E poi, non magari lo so, decidi tu come comportarti. Cerca, non lo so, chiedi delle spiegazioni. Esatto, sì. Cioè, perché hanno fatto questo, ecco. E poi perché è proprio con tua mamma? Ma io lo chiederei più al ragazzo. Perché secondo me perché è stato... Non lo so, mi dà questa impressione. Non lo cioè, so. Cioè, chiederesti spiegazione al ragazzo, ma... Cioè, a entrambi, a tutti e due. Però comunque pure... No, vabbè, ma hanno sbagliato entrambi. Cioè, sì, hanno sbagliato entrambi. Però se... Cioè, prima al ragazzo. Sicuramente ci saranno delle motivazioni se hanno fatto sì, questo. Però tu comunque chiedi. Poi... Comunque, decidi tu. Io non saprei come comportarmi al posto tuo, ecco. Vabbè, sia con mia mamma che con il mio ragazzo, non saprei come comportarmi. Deve parlare e poi vedere innanzitutto se deve lasciare il fidanzato o meno. Perché comunque so. Io, cioè, lo lascerei. Poi ognuno può fare quello che vuole. E poi giustamente vedere se, diciamo, riallacciare il rapporto con la mamma o meno. Però secondo me la mamma la devi perdonare. E il fidanzato non saprei. Non è una so. Situazione difficile e fai quello che ti dice il cuore, segui appunto. Il tuo istinto. Sì, e niente Jenny, per oggi abbiamo finito sì. I messaggi, ovviamente aspettiamo altri Li aspettiamo vostri messaggi altri. E se volete rimanere anonimi potete scriverci in privato su Instagram sia a me che a Jenny sì. E noi ovviamente vi risponderemo. Ciao. Possiamo andare Jenny? Sì. Ciao.